siamo tutti diversi in questa platea, ognuno di noi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ognuno di noi ha la sua personalità, il suo carattere. La verità è che noi viviamo in un mondo villaggio globale, dove vi è una vera e propria galassia di popoli, e sebbene esistano delle distinzioni, delle differenze che hanno spesso soprattutto una valenza culturale, in questa stagione si sta affermando nei circoli di coloro che affermano il pensiero forte la consapevolezza che questa umanità dolente, di cui siamo tutti parte integrante, ha un destino comune. E se da una parte è vero che forse mai come oggi alla globalizzazione dei mercati, delle monete, dei denari, non ha corrisposto una globalizzazione dei diritti, dall'altra, inutile nascondersero, si stanno acuendo a dismisura le differenze, per cui l'alterità viene percepita nell'immaginario nostrano come un accidente, come una disgrazia. E qui mi viene in mente l'insegnamento di Don Tonino Bello, compianto assistente, oltre che vescovo pugliese, assistente di Pax Christi, ma prima ancora mi viene in mente il magistero di Don Milani. Davvero la diversità andrebbe percepita in termini positivi nel contesto generale di quella che è la pace. Cioè la pace, shalom, salam, e armonia e convivialità tra le parti, non solo perché differenti, ma benché differenti. E dunque la diversità, più che una questione problematica, dovrebbe essere percepita alla luce anche del Vangelo, soprattutto del Vangelo, come ricchezza, come grazia. E questa in fondo è l'esperienza, ve lo dico, di tanti missionari che operano in quelle che Papa Francesco pertinentemente chiama le periferie del mondo. La verità però qual è? È che di fronte a certi fenomeni, penso soprattutto alla questione migratoria, mai come oggi vi è la tendenza istintiva a chiudersi al riccio e dunque ad affermare gli interessi di un'enclave, gli interessi di una regione o di una nazione. E questo per quale motivo? Perché si fa fatica a cogliere in questo tempo della globalizzazione la complessità dello scenario internazionale. Allora, prima, quando dicevo che dobbiamo affermare il pensiero forte, è perché oggi siamo tutti vittime del pensiero debole. E dunque, se la diversità viene vista in modo problematico, è proprio per questa ragione. Una cosa è certa, concludo, come missionario, alla luce della mia esperienza andando in giro per il mondo, posso dire che la diversità, se giustamente interpretata, attraverso il dialogo, soprattutto la conoscenza, e quando parlo di conoscenza parlo innanzitutto di informazione, ecco che allora le ragioni dell'altro diventano intelligibili, e io credo che insieme si possa costruire un destino comune. Questo era uno degli auspici del grande intellettuale senegalese Léopold Sédar Senghor, il grande maestro della negritude, che quando parlava dell'epopea coloniale, quindi del passato, diceva che aveva rappresentato per i popoli dell'Africa una grande disgrazia, una sciagura indicibile. Però poi aggiungeva che guardando al presente e soprattutto al futuro bisognava insieme fare lo sforzo, sia a meridione che a settentrione, sia in Europa che in Africa, capire che dobbiamo avere il coraggio di osare, lui parlava proprio di parressia, il coraggio di osare, di incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere. E questo perché? Perché abbiamo un destino comune. Quindi non possiamo pensare che ci salviamo da soli.
E credo che questo, politicamente parlando, oggi, guardando le politiche, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea, sia uno dei grandi limiti delle classi dirigenti. L'incapacità a capire che bisogna uscire fuori le mura. E qui soprattutto chi fa informazione spesso semina zizzania. A volte mi chiedo se chi opera nel mondo dell'informazione ha davvero la consapevolezza di quello che è il servizio pubblico che egli è chiamato a svolgere nei confronti della società civile. Io vi assicuro che tanto pregiudizio che oggi noi troviamo nella nostra società in Italia è proprio determinato da questi seminatori di zizzania. E siccome il pensiero debole imperversa, ecco che tante volte, come dire, si scade in generalizzazioni che certamente non aiutano, dal mio punto di vista, a costruire un mondo.